Ben ritrovati web spettatori, anche stasera alla Casa della Cultura di Milano si parla di scuola. Lo farà il professor Adolfo Scotto Di Luzio, docente di storia della pedagogia all'Università di Bergamo. Buonasera professore. Buonasera. Lei dopo il libro La scuola che vorrei ne ha scritto recentemente un altro dal titolo, a dire il vero col titolo un po' inquietante, Senza educazione, i rischi della scuola 2.0. Perché professore teme la scuola 2.0? Ma io non temo la scuola 2.0, il libro è la proposta di una riflessione critica su strumenti e su una concezione generale della scuola che altrimenti passerebbe senza discussione. Cioè gli strumenti tecnologici, la diffusione del tablet, fanno bene alla scuola, fanno bene a tutte le scuole, fanno bene a tutti gli studenti. Ecco, io credo che sia opportuno che le persone, la comunità politica, gli italiani sappiano che cosa si stanno consegnando. Qual è secondo lei il rapporto tra mancata educazione e la scuola tecnologica 2.0? Il rapporto tra mancata educazione e scuola tecnologica è che la scuola tecnologica non riesce a pensare il cittadino, non riesce a pensare un'educazione che ha come obiettivo la costruzione di una persona che sappia stare consapevolmente sulla sfera pubblica. Questo uso eccessivo della tecnologia, secondo lei, che cosa porterà alle future generazioni? Quello che porterà non lo sappiamo. Sappiamo però, perché ci sono degli studi che ci mettono in guardia sulla bontà di queste soluzioni. Noi pensiamo di dover utilizzare la tecnologia e omettiamo di chiederci quali sono gli effetti della tecnologia sulla mente degli studenti. Ecco, ci sono motivi per dubitare che questo sia un effetto positivo. La ringraziamo. Grazie. Buonasera. Buonasera. Abbiamo fatto la stessa domanda al dottor Lodolo Doria. La tecnologia nasce col proposito di farci guadagnare tempo. Se una volta scrivevamo una lettera in una settimana, oggi dobbiamo rispondere a 50 mail in una stessa giornata. Dunque gli stimoli si sono moltiplicati e la tecnologia non solo non ci fa più risparmiare tempo, ma riesce a inghiottire tutto il nostro tempo, fino a portarci ad avere ansia e depressione proprio perché non riusciamo a stare dietro a tutti gli stimoli che la tecnologia ci propone. Dunque gli insegnanti a cosa si troveranno di fronte? Si troveranno di fronte a dei ragazzi distratti che dovranno essere attirati da loro stessi, dagli insegnanti stessi, perché venga anteposto il rapporto umano rispetto al rapporto con le tecnologie. Il rapporto umano porta calore ed empatia, ovviamente quando è ben vissuto. Il rapporto con la tecnologia non potrà mai che portare ansia e frustrazione, proprio perché gli stimoli a cui noi stessi possiamo rispondere sono decisamente limitati e non illimitati come quelli che la tecnologia stessa ci propone. Un saluto da Gilda TV. Buonasera.